Il premio Borsellino mettere a contatto ravvicinato i protagonisti della lotta per la legalità e gli studenti di Rancitelli, di Pescara. Lo fa in una giornata formativa alla quale hanno partecipato anche le nostre telecamere. Allora ci colleghiamo in diretta con l'Istituto Comprensivo 1 di Pescara con il nostro Luca Pompei. Luca, a te la linea. Sì Carmine, siamo qui all'Istituto Comprensivo 1 di Viale Luigi Einaudi a Pescara, dove è andata in scena una mattinata estremamente importante e drammatica, le testimonianze forti di due importanti personaggi. Stiamo parlando di Don Maurizio Patriciello, parroco di San Paolo Apostolo a Caivano, a Napoli, il cosiddetto quartiere della Terra dei Fuochi, e di Luigi Leonardi, di imprenditore campano, vittima di estorsione, che si è sempre ribellato contro la richiesta del pizzo. Sono stati ospiti di questa giornata interessante organizzata dal premio Borsellino qui all'Istituto Comprensivo 1 di via Luigi Einaudi a Pescara. Sono state testimonianze segnate ovviamente dal loro vissuto, quella di Luigi Leonardi, un imprenditore che aveva un'attività florida ma che poi è rimasto vittima di un vero e proprio stancheggio da parte degli uomini della Camorra, che continuavano a chiedergli il pizzo, però lui ha fatto scelte coraggiose e si è ribellato a tutto questo. E poi la testimonianza di Don Maurizio Patriciello, davvero impressionante la sua. Ha parlato di Terra dei Fuochi, di come la Camorra ha la mano su questo commercio dei rifiuti pericolosi, infischiandosene in qualche modo anche delle ripercussioni sulla salute delle persone. Ha detto: soltanto qualche giorno fa ho celebrato il funerale di un bambino di 3 anni. E dicevamo testimonianze forti. Allora Carmine, se sei d'accordo, noi avremo estrapolato due stralci delle testimonianze di Don Maurizio Patriciello e di Luigi Leonardi, che sono molto, decisamente molto più incisive delle interviste che comunque abbiamo effettuato con loro, che andranno in onda questa sera nel corso dello speciale delle 20:40. Sentite cosa dicono ai ragazzi della scuola di via Luigi Einaudi Don Maurizio Patriciello e Luigi Leonardi. Lavori in nero significa terra dei fuochi, significa malattia e morte, e siamo incavolati. Siamo incavolati, perché l'ultimo funerale che ha già fatto, creatura, ha già fatto un bambino di 3 anni che si chiama Giorgio. 3 anni, figlio unico, con due genitori davanti a me che stavano morti dentro. Capite? Allora si subito si pone il problema ambiente salute. Se tu respiri fumi, ma ne hai un problema alla salute? Certo che hai un problema alla salute. Se siamo tutti, tutti quanti insieme in questa unione, ce la possiamo fare. Se stiamo sganciati ognuno per conto loro, facciamo tante piccole cose belle, che saranno anche belle, ma che non caveranno mai un ragno dal buco. Grazie. Ragazzi, ma vi rendete conto? Cioè, un essere umano non è libero di fare l'imprenditore, di vivere tranquillo sulla propria terra? Ma anche voi, no, guardate nel vostro piccolo. Voi, se dovete scegliere il motorino che dovete comprare, voi non comprate quello che vi piace, voi comprate quello che rubano di meno. E questa cosa per voi è normale. Quando voi leggete sul giornale rubato Rolex, voi pensate, vabbè, tu ti metti il Rolex, ma se quello ce l'ha, perché non se lo deve mettere? È un po' come ragazza violentata, vabbè, ma si metteva le gonne fino al... quindi ragionate su quello che vi stanno facendo, la vostra normalità. La vostra asticella si sposta sempre più in alto. Carmine, queste dunque le testimonianze di Don Maurizio Patriciello e Luigi Leonardi. Ricordiamo, le interviste andranno in onda questa sera, una speciale delle 20:40 su Rete 8. Patriciello e Leonardi effettueranno anche altri incontri in questa giornata pescarese insieme ai volontari del premio Borsellino. Ti ricordo soltanto che questa mattina all'incontro hanno partecipato, oltre alla dirigente scolastica, la dottoressa Teresa Acciaio,
Ascione, anche la dirigente scolastica dell'Istituto De Cecco, Alessandra Di Pietro, e ovviamente ha presenziato all'intero incontro il prefetto Gerardina Basilicata. Da qui, dall'Istituto Comprensivo 1 di via Luigi Einaudi, è tutto. Carmine, ti ridò la linea.